Nella piazzetta di Vico Porto Raguseo a Polignano a Mare si è tenuto l'evento di presentazione e lancio degli itinerari naturalmente sud-est barese. Dopo un complesso lavoro di squadra durato circa 3 anni, il GAL Sud-Est Barese ha presentato il primo progetto che mette in rete tutta l'area del Sud-Est Barese grazie a un circuito ciclopedonale di oltre 200 km. È un progetto che nasce da 3 anni fa grazie a un lavoro di gruppo e un lavoro di squadra. Infatti nel 2012 si è costituito un primo gruppo di professionisti multidisciplinari che hanno iniziato a fare uno studio dettagliato del territorio proprio per capire quali fossero appunto le eccellenze, i pregi naturalistici, le cose più importanti da valorizzare. Sono stati presentati gli strumenti che sono stati elaborati appositamente per turisti e residenti. La mappa cartografica, un opuscolo turistico ricco di informazioni utili, il sito dedicato e perfino un'app che costituiscono il primo strumento del genere per un territorio che ha un patrimonio enogastronomico e naturalistico tutto da scoprire. Allora, si tratta di un itinerario cicloturistico che si sviluppa attraverso una rete di strade per un percorso complessivo di circa 200 km all'interno di quello che è il territorio del GAL Sud-Est Barese. Comprende 6 comuni ed è un progetto abbastanza innovativo in quanto si basa su una integrazione tra una serie di indicazioni tradizionali su carta, cartacee, una serie di indicazioni anche online, quindi un sito dedicato e una mappa online che consente ai cicloturisti di orientarsi nel territorio, e anche attraverso una segnaletica di indirizzo cicloturistica sperimentale che darà indicazioni puntuali a tutti gli utenti e i fruitori del percorso e quindi consentirà a loro di percorrere il percorso arrivando alle aree di maggior interesse che corrispondono con le aree naturalistiche del territorio e passando anche attraverso tutte quelle che sono le sedi di attività agrituristiche e ricettive del GAL Sud-Est Barese.